Buongiorno, allora a me un compito di custode dell'orario e delle regole innanzitutto, per cui dobbiamo chiudere per la una, siamo molto avanti con i tempi, abbiamo qualche minuto però io credo per un dibattito che penso possa essere interessante. Al tavolo abbiamo, oltre a Marco Cappio Borlino, anche Paolo Rocca, direttore tecnico di Arpa Veneto, e Bruno Bove, direttore tecnico di Arpa Basilicata, che sono autori della relazione con l'ingegner Cappio Borlino. Abbiamo anche da ricordare Rossella D'Acqui, che ha collaborato al documento e che ha avuto un infortunio, un'amica, una collega che ricordo con piacere. E vi rammento che l'orario di rientro in sala dopo la pausa pranzo deve essere necessariamente per le 14. Vi invito a essere puntuali per non compromettere il rispetto del timing e il pomeriggio, che è altrettanto denso, interessante e ricco di relazioni. Abbiamo tempo per domande dalla sala che vi invito a formulare con una tempistica molto stretta, 2-3 minuti per formulare il quesito, 2-3 minuti ai nostri relatori per provare a rispondere. Abbiamo poi l'intervento, come ieri, della sessione Twitter da considerare. Io vorrei magari dire una cosa in apertura, una relazione molto ricca, molto interessante, molto articolata, da cui io trarrei due elementi che vi metto come provocazioni, insomma, iniziali. Primo, ci sono temi che ritornano in maniera quasi ossessiva nelle relazioni che abbiamo sentito e che erano buoni nel 97, alla prima convenienza di Torino, conferenza di Torino, erano buoni nel 2001, quando c'è stata la legge 93, erano buoni ieri, sono buoni oggi, però bisogna risolverli. Il SINA, i dati ambientali, la rete di agenzie come mutua cooperazione e scambio di servizi molto avanzati, la normativa tecnica disomogenea, il tema di dimensionare attività e organici rispetto a pressioni in maniera coerente e corrispondente, che oggi lo chiamiamo l'EPTA, ma c'era come concetto già nella 61, lo ricordate tutti, ne abbiamo parlato. Allora qualcuno stamattina a tavola rotonda diceva: non è che introducendo una nuova norma o peggio pure emendando a caso quelle esistenti si ottengono sempre buoni risultati. Strumenti ce ne sono. Noi per esempio abbiamo elaborato in questi anni strumenti concettuali e anche tecnici per passare dall'enunciazione del principio dei LEPTA con linguaggio attuale a qualcosa di più strutturato. In questo approvare molto presto un nuovo piano di lavori coordinati del sistema, credo che rappresenti un elemento concreto per fare funzionare meglio ancora quello che c'è oggi, perché non dimentichiamoci comunque che in questi anni il sistema ha prodotto grandi cose, grandi documenti di indirizzo, linee guida, metodiche, armonizzazioni di metodi, di misure, che a volte si sono magari un po' sfrangiati, ma che comunque rappresentano la capacità produttiva interna di questo sistema di darsi regole e di ottenere soluzioni ai problemi. Allora, chi vuole aprire la domanda? Allora, qui abbiamo il gelato. Questo dovrebbe funzionare, però 10 minuti. Cioè, 10 minuti per il dibattito, qui molto veloce, 1 minuto o 2 per la domanda. Io sto all'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale del Lazio e quando hanno parlato della telefonia cellulare, siccome noi rilasciamo i pareri sulla SRB, adesso c'è il problema della quarta generazione e in pratica noi non abbiamo in pratica lo strumento che fa l'analisi vettoriale, non so se c'è qualcuno, purtroppo del mio gruppo non c'è nessuno, perché la verità è questa, cioè noi siamo oberati di migliaia di pratiche che arrivano ogni anno, centinaia al mese. E non siamo abbastanza per poterle evadere, per cui ovviamente le compagnie telefoniche hanno il ruolo di multinazionale, cioè di giganti contro il nano che saremmo noi, perché noi siamo in tutta la provincia 10, quando dovremmo essere forse il doppio, il triplo. Il lavoro è tanto, le compagnie vanno avanti, c'è il 4G, i controlli saranno sempre di più, i misuratori sono quelli che sono, manca l'analisi vettoriale. Alla fine l'argomento tecnico qual è? Che noi siamo indietro, facciamo il lavoro 2 per 3, veniamo pagati meno. E comunque non c'è una normativa che viene rispettata perché è stata anche aggiornata nel 2012.
non c'è mai il tempo per fare aggiornamento, per fare questi confronti di cui si parlava, e non c'è mai il tempo di fare le intercalibrazioni, non tutte sono accreditate, cioè ci stanno tante cose che non vengono fuori. Poi non c'è neanche uno, un collega mio per poterci confrontare, perché? Perché non ci si può mai assentare, cioè, e alla fine invece di essere 10 dovremmo essere 20, 30, per cui questo fatto di finanziare che dicevamo prima da parte degli, è finita questa cosa. E poi uno che lavora, poi se lavora male, comunque non è contento, cioè io per esempio ho uno stress visivo enorme, oltre che la cervicalgia perenne ormai da quando sto nell'ufficio, perché no, non posso mai distogliere gli occhi dal computer, cioè questo è grave, bisogna dirla questa. C'è anche la normativa della sicurezza sul lavoro dell'INAIL, che io l'ho scaricata l'altra volta, parla di video terminalista, ci sono patologie gravi come vista, come cervicalgia, come patologie articolari, e poi in futuro saranno a carico del sistema sanitario nazionale. Quindi lì, se l'agenzia deve tutelare l'ambiente, tutelare la salute, il rispetto delle leggi e l'efficienza, perché io non la posso raggiungere, e non sono solo io, parlo solo del CEM, degli agenti fisici, parliamo dell'aria, è un altro capitolo, le reti di monitoraggio a Roma che secondo me, boh, non lo so, non vengono pubblicizzate, lo vengo a sapere dai giornali. Grazie, allora una domanda articolata. Chi prova a rispondere? Marco? Sì. Ma giustamente il collega sottolineava un fatto importante. Manca, e manca perché ahimè i costi devono essere tagliati, manca negli ultimi anni la possibilità di fare degli interconfronti. Il mondo della telefonia evolve velocissimo, noi rischiamo di essere sempre indietro di una generazione con i nostri controlli. D'altro canto c'è anche da dire, c'è da sottolineare una cosa che stamattina è stata detta da qualcuno nella tavola rotonda. Noi abbiamo anche un sistema normativo che modifica le norme non intervenendo direttamente sulle norme, ma su qualcos'altro. Noi abbiamo avuto di fatto una modifica dei livelli di protezione dei campi elettromagnetici che non è stata introdotta nella normativa sui campi elettromagnetici, ma in una legge finanziaria, o meglio in un decreto di quelli del governo Monti che incentivavano lo sviluppo, in cui di fatto si è detto che le misure non vanno fatte più istantanee, su pochi minuti, ma su 24 ore. È stato molto facile per chi ha scritto quel piccolo articoletto in una norma di tipo finanziario spostare da 6 minuti a 24 ore, senza capire che per chi fa le misure, fare le misure su 6 minuti e quindi stando lì, o farla su 24 ore a casa della gente, significa mettere le persone nelle condizioni di non fare i controlli. Questo. Sì. Bene. Ho voluto essere politica del correct. Era l'intenzione. Allora, proviamo a vedere i primi tweet che sono arrivati. Anche questa è un'esperienza molto, molto positiva, mi pare. Già ieri pomeriggio l'abbiamo vista. Allora, abbiamo una prima domanda che è: le agenzie devono essere poliziotti o consulenti per le imprese? Mi pare troppo semplicistico come approccio. La provocazione del mio amico Umberto. La seconda è: settore agricolo riceve controlli da parte di tanti enti, sarebbe necessario maggiore coordinamento? E poi ce n'è un terzo che è ancora un po' sul tema, direi che i primi due sono più sul rapporto, diciamo, con l'impresa, no? Diciamo uno più in generale sull'atteggiamento, l'altro più mirato sul tema agricolo, ma comunque sul coordinamento dei controlli. Proviamo a avere un contributo da Paolo Rocca e magari il prossimo da Bruno su questi due tweet. Sì, semplicistico, insomma, il tempo era quello che era, non penso che Benezzoli poteva avere tutto il tempo per poter spiegare quello che pensava in termini di consulenza. Probabilmente quello che dobbiamo considerare non è tanto, ma anch'io non sono tanto d'accordo che debba essere proprio consulente nell'accezione più stretta del termine. E non sono anche convinto che non dobbiamo essere neanche dei carabinieri, no? Forse la funzione che dobbiamo avere noi è più una funzione nei confronti anche delle aziende, una formativa, ma non solamente delle aziende, ma anche degli ordini professionali, ad esempio. Vi porto un piccolo esempio, ma ne avrete anche voi a Iosa da portare, proprio un dipartimento di Rovigo nostro, proprio in settimana abbiamo fatto una riunione sulla terra e roccia da scavo all'ordine degli ingegneri, no? Questo secondo me è una cosa molto importante, perché
Non è una consulenza, però è un incontro chiarificatore e appunto io vedrei questo aspetto in due momenti diversi. Uno di formazione che deve essere abbastanza esteso e prolungato nel tempo e un altro proprio, allora sì che è proprio di chiarificatore, perché sappiamo bene che le nostre norme non sono molto chiare e il più delle volte aziende e professionisti si trovano in grossa difficoltà interpretativa e indubbiamente noi potremmo essere quell'elemento chiarificatore a queste. E allora incontri con associazioni di categoria, con ordini professionali, questo senz'altro sì, però attenzione, non dobbiamo distogliersi dalla nostra funzione che deve continuare. Ma allora a sto punto che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di norme più chiare, abbiamo bisogno di personale che sia dedicato a questa cosa specifica, perché allora più lavoro noi facciamo, ad esempio le audit, noi facciamo le audit sulle grandi opere ad esempio, ma questo non ci distoglie dai controlli che facciamo usualmente, giornalmente o secondo le scadenze del piano monitoraggio e controllo. Quindi voglio dire, abbiamo bisogno indubbiamente di modificare leggermente la nostra figura e inserendo al nostro interno anche questa funzione, che secondo me è fondamentale, perché poi alla fine questo lavoro ci porta, e qui poi abbiamo autocontrolli avanti, ci porta anche a un minore lavoro nel prosieguo. Quindi indubbiamente non consulente proprio stretto nel termine, non carabiniere, però diciamo, questa funzione io la vedo molto molto bene, insomma. Bene, grazie Paolo per il contributo. Abbiamo tempo, credo, per un'altra domanda. Vediamo sempre dai tweet. Abbiamo il tema del manca il 35% degli operatori previsti al sud. È il tema delle due velocità. Altro tema che lo abbiamo visto, è attuale oggi, lo era 20 anni fa, e questo purtroppo pare un dato un po' strutturale, insomma, nel corso di un ventennio diventa impegnativo. Bruno, un'agenzia del sud, indubbiamente, proviamo a rispondere. Bruno Bove. Questa domanda si potrebbe rispondere con una battuta: se Sparta piange, Atene non ride. Vuol dire, è un po' la situazione che abbiamo dal nord al sud, un po' tutti, ma così contribuendo anche al dibattito. Io lavoro nell'Agenzia regionale della Basilicata dalla sua fondazione, cioè la Regione Basilicata ha istituito l'ARPA Basilicata con la legge del 97, quindi siamo stata la prima del centro-sud, tutto sommato, ad essere istituiti. E la domanda che mi faccio quasi ogni mattina quando vado a lavorare ormai, è, con l'esperienza di questi anni, è se la politica crede ancora nei controlli ambientali. Perché se guardo la storia della mia agenzia, ma se guardo la storia anche dei controlli ambientali in Basilicata, la mia domanda resta, come dire, resta nel dubbio. Voglio farvi un esempio di una piccola agenzia che si sta misurando in questi anni con un tema molto grande, che è quello del petrolio. Noi, non so se tutti sanno, ma la regione Basilicata è il quiet dell'Italia. Ormai andremo fra un paio d'anni a 150.000 barili al giorno di produzione. Il presidente della giunta regionale ieri avanti in un'intervista ha detto che arriveremo a 200.000 barili al giorno, cioè arriveremo a coprire circa il 90% della produzione nazionale, forse anche di più. È un tema nuovo per noi, ma è nuovo per tutti. Ed presuppone che rispetto a un tema di questo tipo ci sia un investimento da parte di anche dell'istituzione pubblica consistente. Leggevo ieri una relazione della Corte dei Conti della Basilicata che diceva che in questi 10 anni la Regione Basilicata ha incassato 1 miliardo di euro in royalty e praticamente, ma per i controlli ambientali c'è niente o quasi niente, nonostante che ci sia un protocollo di intesa con l'ENI, ma poi lo faremo anche, poi c'è anche con la Total, che l'ENI debba versare 3 milioni di euro all'anno per 15 anni per i controlli ambientali. Cioè immaginate un'agenzia sommato piccola come la nostra che abbia la possibilità per 15 anni di programmare la propria attività, i propri investimenti, quindi l'acquisto anche di attrezzature e anche un giusto turnover tra le persone, che cosa possa significare, cosa significare per noi. Per cui voglio dire, questo tema, degli operatori che non ci sono, è un tema
che va in un calderone molto più generale, capire o no se la politica, con la P maiuscola, creda o no nei controlli ambientali. Penso che è anche il tema di stamattina, insomma, grazie. Grazie, quindi effettivamente un tema che ritorna. Allora, mi scuso con la sala, so che c'erano altre domande, ho visto mani alzate, però siamo proprio un po' oltre, e quindi vedo cenno di conferma. Chi vuole saltare il pranzo si può fermare, naturalmente, però certamente il rientro alle ore 14 in sala per riprendere con il pomeriggio. Grazie.